io ho sottoscritto una lettera con gli altri sindaci lombardi coinvolti nel bando periferie, sindaci lombardi di tutti gli schieramenti. Posso citare il sindaco Logarini, il Voto, di tutti gli schieramenti. Qui parliamo di tutti gli schieramenti. Io vorrei fare un appello in questo momento a un momento di forte coesione per la città. Io questo chiedo. A partire da un'idea, la partita è aperta. Non è ancora detto che quei soldi non arrivino. L'unica cosa che vi chiedo è questa. E questa non è un'operazione elettorale. Siamo partiti 2 anni e mezzo fa a lavorare su questo progetto. 2 anni e mezzo fa. Non è una partita elettorale questa. È una partita per la città, solo ed unicamente per la città. E io vi chiedo profondamente questo sforzo, con questa consapevolezza. Se i soldi vengono rimandati, i soldi non arrivano più. I soldi non arrivano. Ma questo è chiaro a tutti, è chiaro ai sindaci di ogni schieramento, ripeto, di ogni schieramento, sindaci e presidenti della Regione Lega, sindaci dei 5 Stelle, sindaci di Forza Italia, sindaci del PD, sindaci di liste civiche, a tutti questa cosa è chiarissima. E anche ciò che gli spazi che vengono aperti, inferiore a quelli previsti nella legge precedente, ovviamente sono legati all'avanzo, ma lo dico, ma conosciamo il bilancio, lo conosciamo tutti, 7 milioni non ci sono. Ma come non ci sono gli altri, come non ci sono gli altri milioni a Mantova, come non ci sono i milioni a Milano, a Monza, a Lodi, non ci sono questi nel bilancio del comune. Quindi la partita che stiamo giocando adesso, dal nostro punto di vista, è chiarissima. O noi oggi dimostriamo l'unità, non a favore di questa e di quella parte, sono d'accordo, usciamo da questo schema, ma a favore della città, oppure noi davvero diamo un'immagine di non unità del Consiglio Comunale che è un'immagine pessima. I soldi, consigliere Campani, ed è già stato detto, non sono di un'amministrazione di un'altra. Qui la cosa è chiarissima, è evidentissima, i soldi sono dei cittadini. Questo è un punto chiaro, quei 7 milioni non sono dell'amministrazione Galimberti. Quei 7 milioni sono dei cittadini, sono dei cittadini che con le loro tasse contribuiscono alle scelte del governo, sono dei cittadini che vivono in quella periferia. Di questo stiamo parlando, non stiamo parlando di altro. E questo è concretissimo. È talmente concreta questa cosa, come giustamente è stato detto prima, che si parla di una scuola che potrà essere antisismica oppure no. E per qualche anno dovrà chiudere oppure no. E i bambini potranno andarci oppure no. Si parla di una scuola che diventa uno spazio polifunzionale oppure no, a favore del quartiere e della città. Si parla di una palestra, quella palestra di San Felice ha bisogno di interventi, ma ha bisogno di interventi, ma ci sono i soldi ci sono e sono possibili, è possibile utilizzarli, ha bisogno di interventi per l'amministrazione Galimberti. Ma no, ma cosa ce ne importa, scusate, cosa ce ne importa di questa cosa? Ha bisogno degli interventi per i cittadini, e questa volta non solo che sono felici, ma i cittadini del territorio, perché quella palestra è frequentata
può essere considerato superata dall'emendamento stesso che è stato presentato, se lo leggete con molta attenzione. E come ha detto il consigliere Bono, anche questo in considerazione va tenuto in conto. Non solo il presidente De Caro, ha anche immediatamente chiesto se mai ci fosse proprio la questione di risolvere un problema che non c'è. Ma il problema è superabilissimo. La conferenza di Stato Regioni va convocata immediatamente, il presidente De Caro ha chiesto la convocazione della conferenza di Stato Regioni. Cioè è tutto superabile se ci sono problemi. E dal punto di vista di molti non ci sono problemi, non ci sono, da quello che ha detto il consigliere Bora, per l'emendamento stesso che è stato presentato e stato votato, non ci sono questi problemi, ma se ce ne fossero è tutto superabile, questo è il punto, è tutto superabile. Allora noi oggi dobbiamo prendere una decisione, sapendo che la partita è aperta, ci sono consigli comunali di Italia che hanno votato favorevolmente, indipendentemente dal colore politico. Io chiedo questo, lo chiedo davvero come della città, lo chiediamo a tutte le città, indipendentemente dal colore politico, oggi noi prendiamo una decisione, a fronte di una partita aperta, di premere sul Parlamento perché il Presidente Conte dia seguito alle promesse che ha fatto all'ANCI con tutti i sindaci di tutti gli schieramenti davanti a lui. La promessa è inseriremo in un disegno, decreto, ad hoc esattamente il ripristino dei fondi. La partita è aperta, possiamo giocarla, ovviamente la partita si può vincere se al Presidente Conte, al Parlamento, ai nostri parlamentari, arrivano i consigli comunali coesi e compatti. La partita si demolisce se i consigli comunali non sono coesi e compatti. E la domanda è, ma di che cosa stiamo parlando? Ma voglio ripeterla questa cosa, noi stiamo parlando di una palestra agibile sì oppure no, di aree verdi sì oppure no, di marciapiedi strade sì oppure no, di una scuola sì oppure no, di un dissesto idrogeologico risanato, sanato, in un percorso per cui altri fondi abbiamo trovato sicuramente sì oppure no. Noi oggi parliamo di questo ed è concretissimo e non c'entra Lega, PD, 5 Stelle, Forza Italia e tutti gli altri partiti, gli specifici. No, 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 qui noi parliamo di questo. Qui noi parliamo di questa cosa qui. Parliamo di questo. Se vogliamo un'occhia lì di fondi per costruire quante robe a favore dei cittadini, della città, dei cittadini di San Felice e del nostro territorio. Noi parliamo di questa cosa. Non di altro oggi. Signore, mi ha chiesto. Allora dove va? E poi mi dice una cosa, questa cosa qua non riguarda soltanto il governo attuale, riguarda tutte le istituzioni. Mi dice, dopo questa vicenda, come si fa a credere ancora nel governo? Ma occhio però, occhio, non lo dico per in questo momento polemica contro un governo di un colore piuttosto che di un altro. Se dopo due anni di lavoro, dopo una presidenza del Consiglio che ha firmato, dopo una Corte dei Conti che dice procedete, dopo documenti scritti, accordi fatti tra istituzioni dello Stato, istituzioni locali e istituzioni centrali, se dopo questo, dopo il coinvolgimento di cittadini, perché sono stati coinvolti e come abbiamo ragionato, le abbiamo incontrato, abbiamo ragionato con loro, dopo che certamente tutta la giunta si è spesa, coordinata dall'assessore Virgilio, dopo che i dipendenti pubblici che sono pagati con soldi pubblici non hanno colore politico, i dipendenti pubblici sono spesi anche con passione, dopo che tutto questo è avvenuto, dire i soldi non ci sono più perché vanno impiegati in altro è una ferita per le istituzioni del paese e noi permettiamo ai nostri cittadini e danno ragione loro di dire chi avrà più fiducia nel governo. E questa è una ferita gravissima che noi dobbiamo impedire. E un altro signore proprio stamattina mi ha detto che allora decidono o no. E io ho detto, oggi abbiamo un consiglio comunale. Sono convinto, sono sicuro che dal consiglio comunale di oggi non usciremo un voto unanime.
parlando della concretezza della città, chiede di essere a favore di Cremona, chiedendo con forza all'unanimità